Bentornati a Wrong Course, speciale adolescenti e scuola. Ritroviamo Marco Unia. Ciao Marco, grazie per essere con noi ancora. Ciao, grazie a te, grazie a chi ci ascolta, come si dice una volta. Esatto. Allora, continuiamo il discorso che abbiamo introdotto, come ci si diceva in fuori onda. Avevamo affrontato una parse d'instrument, cioè si era cercato un po' di affrontare, non dico demolire, ma comunque evidenziare gli aspetti, diciamo, critici di quello che era la maturità, no? La prova di maturità, e proseguiamo questo discorso con ulteriori considerazioni, riprendendo il discorso su quello che è il criterio di valutazione e cominciando, magari poi in prospettiva, avremo poi sicuramente altri incontri per completare, a magari porre le basi per la pars consonans, cioè per proporre qualche alternativa. Ti lascio la parola. Grazie. Allora sì, perché effettivamente la domanda con cui concludevi l'altra volta il nostro incontro, la nostra conversazione, era appunto quella di provare a cercare di capire se e quale potrebbe essere un metodo di valutazione. E devo dire che questa cosa mi ha fatto pensare, perché intanto, come abbiamo fatto nella volta precedente, fare un attimo lo stato dell'arte, e possiamo dire che la scuola oggi, il liceo, io parto sempre dalla mia esperienza perché è quella che ho più presente, non sono un teorico, no? Uno studioso di pedagogia, però diciamo che per i nostri ascoltatori a scuola oggi si dà molta importanza alla valutazione, e rispetto a qualche anno fa c'è una ricerca più accurata, se vuoi, proprio della valutazione, nel senso che comunque i professori che sono organizzati in dipartimenti dovrebbero definire che almeno ci siano durante il corso del quadrimestre almeno tre valutazioni per ciascun quadrimestre, che nel caso un alunno sia insufficiente in quella materia bisogna dargliene anche di più per garantire l'oggettività della valutazione. Poi si dedica parecchio tempo a definire delle griglie di valutazione per i compiti scritti con vari parametri diversificati, e quindi effettivamente rispetto al passato è molto più formale la ricerca della valutazione, c'è una ricerca di maggiore oggettività. E non ti nascondo anche che spesso c'è anche un problema dietro di problema, o comunque un'attenzione di carattere burocratico, nel senso che si vuole essere sempre a posto nel caso ci siano i temutissimi ricorsi, nel caso l'esito non sia positivo. Tutto questo ha un senso, ci mancherebbe, e però appunto partendo da una sorta di riflessione che non può che essere esistenziale, cioè legata a quello che vivo e che faccio quotidianamente, devo dirti che io mi trovo a un po' a disagio con questa ricerca della valutazione. A disagio perché proprio io vedo la figura del professore molto distante da quella del giudice e molto distante da quella del valutatore, che pure sono in qualche modo degli archetipi che possono anche rientrare almeno in parte nella nostra professione di docente, che effettivamente talvolta siamo chiamati forse a esercitare, ma che credo non costituiscano l'essenza del mestiere. E anzi, in qualche modo, rischino di diventare una distorsione di questo mestiere. Quindi sono partito da questo disagio rispetto alla domanda che tu mi hai posto, e poi però, devo dire, mi sono ritrovato sempre a partire dal mio lavoro a chiedermi se questo disagio poteva essere in qualche modo esteso, cioè se poteva avere delle radici che fossero anche di natura storico, filosofica, sociale. E una cosa che ho pensato, che è abbastanza semplice, che però ha una sua paradossalità che trovo divertente, cioè
Io inizio spesso l'anno di quinta raccontando ai miei ragazzi la storia di inizio Novecento, tardo Ottocento, inizio Novecento. E questa storia, che storia è, no? Da un punto di vista culturale, è la storia della perdita delle certezze, no? Poi anche tu fai l'attore, la storia del teatro, insomma, la conosci, e voglio dire, anche il teatro, anch'esso, no? Mi sembra abbia attraversato la crisi delle certezze, intese come la crisi del soggetto. Io penso per primo e facilmente, scolasticamente, a Pirandello, no? Che la mette in scena, ma in generale la crisi delle certezze è una crisi che tra 800 e 900 interessa tutte le discipline, da quelle scientifiche, no, è talmente facile dirlo, però ridiciamolo, il relativismo, appunto, a pensa alla psicoanalisi, l'idea, e la filosofia stessa con Nietzsche, l'idea è ma sto soggetto davvero è unitario, lo possiamo conoscere, non è mosso dall'inconscio e quant'altro, non è forse mosso dall'inconscio, non è che ci sfugge continuamente, non è che non ne sappiamo quasi niente, la classica metafora banale ma molto efficace dell'iceberg, no? Di Freud, per cui quello che conosciamo di noi stessi non è che la punta, appunto, di questo iceberg. E allora ho pensato, la paradossalità in cosa consiste? Che ci sono tutte queste crisi delle certezze che non sono state superate, a mio parere, né dalla filosofia né dall'arte, e semmai l'arte lavora a partire di lì, mi sembra, per quanto ne possa conoscere, e dall'altra parte invece, quando andiamo a fare scuola e pedagogia, sembriamo cercare sempre più una definizione stringente che ci viene garantita soltanto, appunto, dalla valutazione. E allora mi sono detto, ma forse, appunto, c'è una paradossalità. A dirti la verità, mi è venuto anche in mente un parallelismo, cioè proprio posto da ridere, però mi è sembrato che noi proprio questa, in certi momenti, noi non intesi come singoli professori, ma come istituzione scolastica e come società che ha delle pretese rispetto all'istituzione scolastica, facciamo finta di non sentire. Io da non molto ho un gattino che adoro, si chiama Inu, e una cosa che mi diverte tantissimo è che quando lo chiamo è bravissimo a far finta di non ascoltare, no? E il paragone era questo, cioè stiamo facendo un po' come Minù, cioè la realtà ci sta dicendo: oh, non possiamo essere valutati, non siamo in grado di definire effettivamente con certezza chi siamo, come lo siamo, e invece noi sempre più insistentemente, più ci sfugge questa cosa, più cerchiamo di afferrarla. Un po' come io continuo a chiamare il gatto sempre più forte, ma lui non mi ascolta continuamente. E allora ecco, io nella riflessione che facevo era, appunto, partendo da questa situazione, mi sono detto: ma effettivamente davvero la pedagogia significa definire, significa in qualche modo, appunto, parametrizzare, è davvero confinare anche, perché erano queste, no, i verbi che mi venivano da associare al giudicare e al valutare, quindi creare delle gerarchie, quindi confinare, definire che spazio occupa questo studente rispetto agli altri in una scala di valori. E non mi ci vedo anche nella prassi proprio dell'insegnamento. Cioè, devo dire che quelli sono, quando faccio valutazioni, forse quello, sai, che è il momento per certi versi più sprecato che io vivo, cioè i momenti noiosi, poco creativi, mentre invece sento di respirare un'altra aria quando collaboriamo, partecipiamo, anche un po'. Io cerco di trasmettere quello che so, ecco, che per il quale sono lì e per il quale mi sono impegnato.
E lo so, è un po' così, non definisce quello che sto dicendo, ma ho pensato che in qualche modo mi è capitato in questi giorni di imbattermi di nuovo in un filosofo, Husserl, piuttosto famoso in ambito sia filosofico che scientifico. Non è tra i miei autori preferiti in filosofia, è un autore del Novecento a cui molti sono debitori. E però che porta un concetto che io è portatore, ha sviluppato un concetto che in una certa accezione amo molto. Questo concetto si chiama fare epoché. Fare epoché vuol dire in qualche modo la sospensione del giudizio. E dice che per fare filosofia la prima cosa che la filosofia deve fare è sospendere il giudizio. E allora mi sono detto, ma in qualche modo forse l'ho trovato, nel senso poi ti dico, è un'interpretazione che ha delle sue forzature, insomma, un filosofo rigoroso, conoscitore meglio di me di Husserl, probabilmente avrebbe qualcosa da dire a riguardo, però per me il bello dell'epoché di Husserl è quello proprio di dire, noi riusciamo a avvicinarci alla realtà e a farci sorprendere da essa e in qualche modo entrare in veglio, in vera relazione con essa, solo nel momento in cui sospendiamo il giudizio e anche in questo senso il pregiudizio che abbiamo su questa realtà. E allora mi sono detto, ma non è che possiamo applicarlo paradossalmente? Ma no, questo non è paradossale, potremmo applicarlo. Certo, un po' estremisticamente, ecco, questo sì, ai miei studenti, soprattutto, ripeto, io parlo di studenti del liceo, è importante perché non conosco, no, le problematiche che possono essere legate magari a studenti delle medie o delle elementari che in qualche modo hanno bisogno, che ne so, forse di un po' più di essere seguiti, guidati, però io questi soggetti li vedo e mi viene da dire, ma se invece questa valutazione ci impedisse di vederli, questi studenti? E questo era un po' un punto a cui volevo fermarmi per far vedere che la valutazione nasconde tante insidie, non è. Non solo la valutazione, quella, vabbè, più propriamente oggettiva, ma il valutare in sé, nasconde talune insidie che volevo far vedere e tra queste rischia di portare alla cecità in qualche modo, perché a noi interessa vedere chi abbiamo davanti, no? Cioè i nostri studenti. Ieri, altro esempio pratico, vabbè, salivo per arrivare alla mia scuola, stavo salendo, c'è una salita, abbastanza, e c'erano due studentesse che non sono mie, neanche conosco, che facevano un po' una sorta di parodia di noi professori, e anch'io sono oggetto di parodia, per cui credo che nessuno la prenda male, è normale, fa parte della dialettica, no? Immagino tra studente e prof, e poi c'è sempre comunque una relazione anche nella parodia, insomma, però per farla breve dicevano, una diceva, eh sì, ho detto alla prof che ero malata da diversi giorni, se poteva fare in qualche modo, se poteva farmi rifare, non so, la verifica o quello che è. E lei ha detto, ah sì, sono dispiaciute, poi sì, ha fatto il dialogo questa ragazza, cioè sì, ha detto, ah sì, mi dispiace della tua malattia, non ha voluto neanche sapere che cosa avessi, comunque non posso farci niente, cioè non ti posso far recuperare la verifica perché mi spiace, ma le cose stanno in questo modo. Ora magari la ragazza si è inventata una cosa, non ci sta, no? Però mi ha dato comunque. È indicativo, nel senso che a volte noi, e l'ho sentito dire anche da altri colleghi, l'idea è quella di espellere la realtà intesa come l'umanità, le problematiche, la vita dalla scuola. E secondo me questo invece è sbagliato, cioè questo che viene spesso riconosciuto come un
pregio, cioè l'insegnante non deve interessarsi della vita dei suoi studenti, delle loro problematiche, non deve discutere con loro di quello che stanno facendo, perché lo fanno, eccetera, ma deve semplicemente valutare quanto questi sanno. È il massimo dell'oggettività. Ma secondo me è proprio la cosa più sbagliata al mondo. Cioè è concettualmente sbagliata, nel senso che noi siamo sempre immersi nella realtà. Quindi, ecco, l'alternativa alla valutazione, mi veniva da dire così, oggettiva, parametrata e quant'altro, intanto il primo tassello che mi è venuto in mente è una cosa che può risultare sconcertante, il farsi in qualche modo travolgere, passami il termine, dalla realtà nella molteplicità dei suoi aspetti. Cioè io che ho davanti è un ragazzo, una ragazza che hanno le loro vite, che contano tantissimo, le loro relazioni familiari, i loro problemi, i loro desideri, i loro bisogni, le loro voglie, che ci sono cose che li interessano di più, li interessano di meno, hanno le loro distrazioni più di noi, meno che rispetto al passato, e allora e hanno delle famiglie. E allora in tutto questo, secondo me, davvero io non temo l'anarchia in questo, ma penso che dovrei farmi contagiare sempre, vorrei conoscere ogni aspetto di cosa sanno, di come si sentono, di cosa vivono, perché questo tra l'altro è fondamentale perché io possa in qualche modo tracciare un percorso di insegnamento con loro, cioè possa parlare di cose che hanno un significato per loro, possa aiutarli a crescere e a sviluppare una intelligenza che è sulle cose, o sarà anche la materia che faccio, per carità, che mi spinge a questo, ma appunto avevo un po' questa idea disorganica ma allo stesso tempo vitalistica, ecco, non so se mi sono fatto capire o mi sono fatto prendere troppo dall'impeto. Tu cosa ne pensi? No, sei stato chiaro, e allora io mi intrometto. Sì, no, la tua è molto appassionata, ma è molto chiara la tua visione. Fammi fare qualche considerazione per vedere se io per primo ho colto e se può essere utile allora per rilanciare ulteriormente. Ho la sensazione che tu sei un insegnante di liceo, quindi ho la sensazione che il liceo, soprattutto in ambito umanistico, ma in generale, dove non ci sia una specializzazione particolare in una scuola superiore, sia un po' l'ultimo livello di istruzione dove ancora, e quello che sto per dire vuole essere vuole sottolineare un pregio di questo grado di istruzione, dove c'è ancora un approccio di base generalistico, voglio dire, che è più attento alla formazione della persona piuttosto che a una specializzazione che poi giustamente deve essere fatta prevalere dall'università in avanti, dove la valutazione su quello che sai fare, mettere le mani nel torace di un paziente in prospettiva o disegnare un ponte, chiaro che fa chiaramente saltare le esigenze e le finalità dell'insegnamento stesso. Quello del liceo è ancora un livello del quale dovrebbe essere portato a compimento l'esplosione dell'individuo, per cui forse la vera domanda è se lo scopo è la formazione, diamo per scontato che lo scopo allora sia quello della formazione dell'individuo prima ancora che un riempirlo, un farcirlo di informazioni, allora la domanda inerente la valutazione è: in questo allora come ne stare e declinare la valutazione? Se io ho dei ricordi del liceo filtrati attraverso anche quello che tu mi hai detto, io mi ricordo docenti con un approccio frontale, per quanto splendide persone, era ancora un'altra epoca, ma fondamentalmente tradizionale, e colui che fondamentalmente è la ragione per la quale poi mi sono messo a scrivere, a fare teatro e a declinare, no, la mia formazione verso un certo tipo di modo di essere, che sì, utilizzava uno strumento di valutazione, ma come appunto come strumento, come mezzo per carving, per scolpire, per strutturare il diamante dentro, diciamo, dentro la pietra grezza. Quindi forse è capire come valutare, come declinare la valutazione, come usare la valutazione e trasformarla da fine a mezzo, probabilmente. È corretto, diciamo, l'orientamento rispetto al discorso che stiamo facendo?
No, è assolutamente corretto, anzi è anche molto interessante. Io adesso francamente non mi ricordo se l'altra volta ne avevamo già forse accennato, ma comunque ripeterlo vale la pena. Io mi ricordo che un preside che stimavo molto, appunto, mi faceva notare che ormai il liceo è appunto ha questa funzione più che in passato, cioè, come dicevi tu, non tanto di specializzazione, ma di formazione dell'individuo. Perché? Perché ormai la gran parte dei ragazzi che fanno un liceo poi proseguono nella carriera universitaria e quindi la formazione specialistica è deputata alla carriera universitaria. Per cui su questo hai, secondo me, molta ragione e ci troviamo sarà che ci troviamo in sintonia, quindi tendo a darti ragione, ma no, lo dico così, con un po' di Sono curato. autoironia, no? Con un po' di autoironia per non fare gli spessi. E dall'altra parte, e anche perché voglio sempre sottolineare, ma sinceramente, i miei contributi sono i contributi di uno che ci prova e ci crede, senza appunto quella specializzazione proprio nella pedagogia. Detto questo, infatti, una cosa che a me interessava poteva essere anche che cosa andiamo, infatti, dopo che abbiamo fatto i poké, cioè abbiamo sospeso, cosa possiamo, il giudizio, cosa possiamo, qual è il mondo nuovo che ci attende? Mi veniva in mente, tra le cose che mi venivano in mente, mi piacerebbe, ecco, per me, mi sono chiesto, ma per me quali sono le virtù di un cittadino? No? Anche in senso classico, anche in senso greco. Cioè, per esempio, l'impegno con cui tu uno fa le cose, no? Questa cosa qua, quanto vale? E non sarebbe il caso, almeno al liceo, come dicevi tu, poi l'università, potremmo parlarne, però al liceo non bisognerebbe proprio che questo fosse uno degli aspetti che più a cui diamo più attenzione, perché cosa c'è di più importante nello sviluppo di una persona e delle sue potenzialità, il fatto che questa persona si impegni nelle cose che fa e come cittadina, in qualche modo, il fatto che questa persona ce la metta tutta non è importante, non è importantissimo. E in questo uno dice: sì, vabbè, ma è scontato, no? No, guarda, ti dico, non è scontato. Anzi, a me è capitato ed è legittima la posizione di questo collega. Lo sto usando per darti solo un parametro di differenziazione, che io facessi presente che un tot di studenti si erano impegnati nel cercare di migliorare nella sua materia e la risposta sia stata: sì, ma io non mi sono mai preoccupato di valutare l'impegno che uno ci mette, che io teoricamente lo posso capire. Cioè l'idea è, vabbè, ma l'impegno è qualcosa di effimero e incalcolabile, imponderabile. Io sono oggettivo, se tu non mi sai fare un'equazione, lo vedi che non me la sai fare. Però, dall'altro punto di vista, il non riuscire a fare qualcosa ti porta a fare qualcosa di sbagliato. Cioè, no, dire che tu, quando, tra virgolette, valuti una persona, non tieni conto di quanto una persona si impegna per nulla, ti sta portando in una direzione sbagliata nell'obiettivo finale, a mio parere, che è la formazione di un cittadino, di una persona alla quale appunto invece noi diciamo che l'impegno è una delle sue risorse più straordinarie, peraltro, perché non so, io una delle scoperte migliori che ho fatto in vita mia è stato giusto verso i 18-19 anni. Per mio carattere, ho scoperto quanto potesse essere potente la concentrazione, no? Cioè il concentrarsi sulle cose, dedicarci, sì, quante energie tira fuori. E tu stai dicendo a uno che no, vabbè, ma se ti impegno, no, tanto se non ci riesci, a me non cambia niente. E questo era uno. Poi un'altra cosa, che lo so che non è facile, ma è la capacità di essere degli attori democratici, cioè
la capacità dei nostri studenti e di noi stessi, così dai, ci implichiamo sempre, perché secondo me un insegnante si deve sempre implicare. Il paradosso sarebbe arrivare a, ok, ma giudichiamo gli studenti o giudichiamo tutta la classe, compreso il professore? A parte questa parentesi, ma quanto un ragazzo sa ascoltare? Quanto sa dialogare? Che è veramente, quanto sa anche articolare le sue ragioni in contraddizione e quanto sa anche forse sfidare? Non so, sempre esempi molto personali, scusa, dico ancora una cosa, poi ti lascio di nuovo la parola, ma l'altro giorno, di nuovo, mi è capitato invece di parlare con un signore anziano, che è molto anziano, quindi è stato uno che ha fatto l'università, diciamo è nato negli anni 30 e ha fatto l'università, venendo anche, essendo il primo della sua famiglia, questo solo per dirti che è un uomo sicuramente intelligente, che parlava di suo nipote, che è un bravissimo studente, impegnatissimo, e diceva, sì, ma ogni tanto mi racconta che certi professori hanno delle pretese, e io gli dico, guarda, sbagliate, e gli dico, guarda, ma tu devi dirglielo quando le cose non vanno bene. E lo studente, cioè il nipote, gli risponde, sì, ma poi si va in presidenza. E la sua risposta, secondo me, è stata straordinaria, perché ha detto, eh beh, ci sono cose per cui vale la pena andare in presidenza. Cioè, e questo, no? E questo, per esempio, il tasso di democrazia, di sincerità che uno ci sa mettere nelle cose, sarebbe un altro aspetto che io valuterei, anche perché una cosa che mi sta strettissima a scuola è un pericolo grandissimo che abbiamo, che noi dovremmo essere palestra di democrazia, poi un po' per come è fatta la scuola rischiamo di essere palestra di autoritarismo, no? Cioè c'è un'autorità la quale spesso risulta intangibile, intoccabile, indiscutibile, che se la discuti temi le ripercussioni che ne possano derivare, e quindi invece l'insegnamento di questa persona l'ho trovato straordinario, no dai, e ho pensato, beh, questo comunque è uno che si è visto il fascismo e quindi ha imparato sulla sua pelle quanto sia importante comunque esercitare sempre la palestra democratica. Non so, c'è qualcosa che ti ha convinto o ti ha perplesso? Sì, ok, allora, visto che comunque la valutazione stretta è comunque qualcosa che gli studenti andranno incontro, e che comunque permane la necessità, secondo quello che ci siamo detti, di formare le persone, se da un lato è necessario rendere, diciamo, strutturare non soltanto la valutazione, diciamo, numerica di quello che hai fatto, ma anche la tua capacità di argomentare, di confrontarti agli altri, quindi qualcosa che deve essere in qualche modo istituzionalizzato nelle forme di valutazione, però ci si trova sempre di fronte all'impossibilità di cambiare le cose, no? Per salti, la natura non fa sostanzialmente salti, probabilmente neanche la didattica, e allora una forma alternativa potrebbe essere quella, confrontandosi con gli studenti, quella di chiamare le cose in modo diverso, ma con un fondamento, vale a dire, io ti posso valutare perché hai fatto una versione di latino e ti do 10 perché l'hai fatta bene, oppure ti posso dire che ti do 10 perché l'hai fatta bene, ma facendola bene hai dimostrato di aver portato a compimento un fine, un obiettivo, un lavoro che la vita ti ha posto davanti, ed è qualcosa di diverso. Non rimane una valutazione perché tu come individuo semplicemente sei stato bravo a studiare e a comprendere e a dimostrarlo, ma ti sei inserito hai fatto qualcosa di buono rispetto al tuo percorso. Domani applicherai lo stesso approccio a qualcos'altro, quindi indipendentemente che sia latino o non sia latino. Non so se mi spiego, cioè declinare in qualche modo prima di cambiare completamente il parametro della valutazione, declinarlo in qualche modo, sì. Trovarle un'altra veste? No, ho capito, e in effetti, allora, intanto apprezzo il tuo riformismo pragmatico, perché appunto è la politica del step by step, anche se, guarda, sono rimasto anch'io
sorpreso del fatto che in alcune scuole italiane, in alcuni licei italiani, si sia già declinata invece l'idea della addirittura della scuola senza valutazioni, tranne appunto una valutazione finale. È un'esperienza di pochi licei di cui si parla, vorrei poi approfondirla, magari lo farò e magari una volta te ne parlo anche, di cui si parla però piuttosto bene, nel senso che poi sembra che gli studenti abbiano reagito positivamente, cioè abbiano dimostrato di saper studiare e saper correggere i punti di debolezza che potevano avere dimostrato anche senza avere la spada di Damocle del voto. E quindi su questo ci sono anche degli esempi piuttosto spinti in avanti, e peraltro diciamo noi abbiamo una tradizione, no, che è molto famosa, che va da cui capostipite appunto è Don Milani e poi la Scuola Democratica, in cui per un certo periodo in Italia si è molto lavorato sull'idea che la scuola non è valutazione ma è formazione. E rispetto a quello che dicevi tu, mi trovo d'accordo, ci vedo anche dei rischi, nel senso che quasi quasi a volte preferisco percorrere, dal mio punto di vista, il rischio della soggettività, nel senso che di assumermi una responsabilità anche rispetto al voto. Cosa voglio dirti? Che sai, se ho una griglia di valutazione, almeno in ipotesi, poi guarda, non funziona così in realtà, uno dà il voto e poi ha le griglie per fare rientrare i voti, ma diciamo sono in grado di valutare pseudo-oggettivamente il lavoro di Tizio e di Caio. L'assunzione di responsabilità invece nella valutazione è quella di dire va bene, ma in realtà appunto Lorenzo effettivamente ha fatto un'interrogazione da 6 e Amin l'ha fatta da 9, però Amin francamente si vede che ha fatto il suo solito standard e Lorenzo invece sono 2 mesi che è lì che segue, si è messo a prendere appunti eccetera, e quindi a Lorenzo gli do 8 e Amin si tiene il suo 9, anche se con una grandissima diversità, perché sai, il voto è anche un potentissimo strumento in realtà di incentivazione o di demotivazione. Cioè io ad esempio mi rifiuto di dare voti inferiori al 4 perché stai chiedendo ai ragazzi di riuscire a fare una cosa che nessuno riesce a fare, di distinguere certo tra il voto e se stessi. Ma dai, su, se è impossibile, e sotto il 4 vabbè, se proprio mi lasciano in bianco è perché mi stanno dicendo, mi stanno mandando un messaggio tipo mi stai sul culo, scusa il termine, non voglio seguire le tue lezioni, allora gli do 3 perché hanno una loro soddisfazione. Ma se mi scrivono 2 righe sotto il 4 è un'umiliazione della persona, che e non posso, un adolescente non può separare questo dal dall'altro. Solo le squadre inglesi ti riempiono di gol quando te l'hanno già fatte 5, si può fermare, sì, ecco, bravo. Ecco, e invece il fair play è proprio quell'altra roba lì, no? E non è neanche questo, non dico che sia giusto che chi dà 2 è cattivo. Io non lo farei e lo valuto così, e penso che non ci sia nessun ragazzo che riesce a separare il 2 da un giudizio anche morale e a non demotivarsi. E però so che mi assumo un rischio di soggettività cercando però di controllarla, nel senso di dire va bene, però da dove nasce? Non perché mi è simpatico Lorenzo, perché ho visto che Lorenzo ha fatto un percorso, perché lo osservo, perché cerco di vedere i miglioramenti che ha fatto. Ma Lorenzo potrebbe partire bassissimo, ma questa è una malizia che un ragazzo non ha, cioè che aspetta, parto da 0 e poi si decide di partire da sotto 0, boh, perché lo fa? Vuol dire che non gli interessa più di tanto, no? Capito? Quindi avrei anche quell'idea di assumermi un po' di responsabilità che cerco di fare nella dare un voto molto parametrato alla persona, perché diciamo che fine... diciamo che, scusa se ti interrompo, no, permettimi di chiudere, ma poi comunque ne faremo altre, perché ovviamente come una bella rappresentazione stiamo aprendo più interrogativi che dando risposte, quindi
è bel teatro, ma nel senso nobile del termine, perché comunque mi sembra che stiamo ragionando e sollevando interrogativi, perché se avessi come professore la risposta in mano non ci sarebbero evidentemente motivi per parlare. Ti lascio con un'ultima drammatica considerazione da avvocato del diavolo, quale un po' fatto in alcuni miei interventi, per cui, cioè in base alla quale, scusami, si può dire che lasciando la comoda oggettività della valutazione numerica, diciamo, che con tutti i limiti che ha però è più facilmente parametrabile, perlomeno rispetto al risultato, non sulla persona, questo l'abbiamo detto, si entra in una dimensione qualitativa, diciamo, umana, per la quale diventa innanzitutto per il docente difficile poi, se non quantificare in voti, anche semplicemente affinare la valutazione di due studenti differenti che sono due persone diverse, che partono da condizioni diverse, per cui anche utilizzando lo stesso metodo si entra in una dimensione assolutamente nebulosa, e diventa ancora più importante forse allora capire cosa vuol dire valutazione e formazione. Quindi io rilancio per la prossima puntata, eventualmente direi che potremmo partire da qui rispetto al, va bene, d'accordo, ma nell'ipotesi di cancellare una valutazione numerica rispetto alla valutazione nelle scuole di base, o comunque dove la formazione è più importante, su quale terreno cammina un docente e quali strumenti adottare? Perché l'hai accennato tu stesso, c'è una grande, non solo responsabilità, ma difficoltà oggettiva, proprio perché di oggettivo c'è sempre meno. Bella domanda, ti ringrazio. Ci lasciamo con questa, mi hai già aperto tutta una serie di finestre, piste, accenni. Grazie mille. Ogni volta che parliamo lo trovo interessante, spero valga anche per i nostri ascoltatori, ma davvero è l'occasione per dire delle cose che uno ha dentro e poi si sviluppano conversando, e ti ringrazio sinceramente perché è un'opportunità che dai anche a me di fare chiarezza sulle cose e con delle domande che trovo molto interessanti. Va bene, ringrazio io te e allora alla prossima. Grazie che ci ha ascoltato. Ciao, grazie Marco. Grazie a tutti e ciao ancora, grazie.